Infiniti colori che intrecciano i ricordi di un campione di questa terra. È il quarto Memorial Francesco Cesarini, andato in scena nella sua miglior versione di sempre a Spoleto. Ben 200 piccoli ciclisti in età compresa tra i 6 e i 12 anni, appartenenti alla categoria giovanissimi, hanno infatti invaso lo splendido circuito del Giro della Rocca di Spoleto, valida per l'assegnazione del trofeo Castellani Impianti, contribuendo al trionfo organizzativo di una manifestazione promossa dal Bici Club Spoleto, diventata in pochi anni tra le più attese e apprezzate del panorama nazionale. La Rocca Albornoziana, il Ponte delle Torri, il Duomo di Spoleto, a fare da sfondo alle numerose sfide del pomeriggio. Sfide e divertimento che in alcuni casi sono stati raddoppiati rispetto a quanto preventivato alla vigilia per l'alto numero dei partecipanti. Il campo dei partenti da record ha spinto infatti la giuria a ritoccare il programma della corsa e le categorie G3, G4, G5 e G6 hanno fatto competizione in due gare separate. Una soluzione che si è rivelata vincente per lo spettacolo, con l'entusiasmo e lo spirito agonistico che i piccoli protagonisti di giornata hanno saputo trasferire sui pedali. A livello di squadra, a primeggiare sono stati i marchigiani della 024 Cycling Team, saliti in vetta alla graduatoria partecipanti in virtù dei loro 28 elementi presenti. A sollevare il trofeo invece della classifica a punti, sempre dedicata alle società, sono stati i toscani del gruppo sportivo Olimpia Valnarnese, mattatori soprattutto in ambito femminile, con 3 successi individuali. Nella ricchissima rassegna delle premiazioni è stato dedicato spazio anche ai lombardi della società ciclistica Busto Garolfo, insigniti del riconoscimento del team che è arrivato da più lontano. Dato questo che certifica il carattere nazionale dell'evento, con l'Umbria, il Lazio, le Marche e la Toscana come regioni più rappresentate di una star list tricolore. Sul podio, insieme a tanti piccoli campioni del pedale, sono inoltre saliti i bambini della classe 4A e 4B della scuola primaria di San Giacomo di Spoleto, vincitori del concorso di disegno Pedalando nei Sogni, un disegno per celebrare la bici e lo sport. È così che si celebra Francesco Cesarini, un campione, un ciclista che proprio qui sul circuito della Rocca, che andava di moda tanti anni fa, vinse la sua prima gara, la sua prima delle tante e numerose gare. E i bambini che si sono ritrovati ricordano con i loro colori quello che era stato il tempo passato. Francesco Cesarini ha corso con le più grandi squadre del ciclismo tricolore, vincitore di un Giro d'Italia dilettanti, con tante partecipazioni ai Giri d'Italia, riconosciuto grande personaggio del mondo dello sport da Saronni, con il quale ha corso Davide Cassani e tanti altri che lo hanno avuto come compagno, come è stato compagno di Angelucci, che è uno dei responsabili della Foligno Start e del Luci Foligno, con il quale ha corso davvero una vita, con il quale si è ritrovato in strada per una vita. Ecco, oggi i bambini che partecipano ricordano quell'uomo, ricordano quel personaggio, la sua capacità di correre, la grinta, la simpatia, il suo essere, come dice Cassani, spoletino, e raccontare il ciclismo a modo suo. Un giorno sicuramente da ricordare, con l'amministrazione comunale di Spoleto, che ha dato la possibilità di organizzare una manifestazione di questo genere, come la Pro Loco di San Giacomo di Spoleto, terra natale di Francesco Cesarini, che ha preparato quello che è il pastaparty sia per il pranzo sia per il post gara, per tutti, per i bambini, per i direttori sportivi, per i tanti genitori che accompagnano i ragazzi. Una grande festa davvero speciale e davvero straordinaria per ricordare un grande campione.
La sua terra lo ha ricordato così, insieme alla figlia e alla moglie che hanno assistito alle manifestazioni, insieme a tanti appassionati e tanti bambini che sognano di essere domani come Francesco Cesarini. E andiamo nel dettaglio alle classifiche, che sono tante. G1 maschile, prima batteria, la Andrea Lombardi, Polisportivo Albergo Oliveto, vince davanti a Gabriele Stefanucci, Grube Costruzioni. Terza posizione per Mattia Testa di Ferro della 024 Cycling Team. La quarta posizione per Renato Barbini, suo compagno di squadra. Quinto è Tommaso Morelli della Gubbio Ciclismo Mocaiana. Nella G1 femminile vince Francesca Luna della Foligno Cycling Team. Categoria G2 femminile vince Rachele Papetti 024 Cycling Team davanti a Beatrice Alberti del Pirata Vangi Samaricambi. Terza è Azzurra Colavecchi della Logistica Ambientale Spezia Bike. G2 maschile, Leon Luis Agnoli del team Nereggi Coratti, secondo Lorenzo Orelli del Pirata Vangi Samaricambi, terzo Tommaso Romagnoli della 024 Cycling Team, quarta posizione per Vittorio Bianchi del Pianello, quinto Edoardo Tulli della Montagnola. Per quanto riguarda la categoria G2 maschile, ancora primo Alessandro Manoni della Zero Cycling davanti al suo compagno di squadra Tommaso Romagnoli, terzo è Giulio D'Annibale della Ternana Bike. G3 maschile, Maria Achille Manni, Polisportivo Alberco Oliveto, secondo è Martino Brandini, anche lui dell'Albergo Oliveto, terzo Edoardo Morolli, Ciclismo Mocaiana, quarta posizione per Matteo Cruciani, Foligno Cycling Team, e quinta posizione per Emanuele Gentili della Foligno Start. Per quanto riguarda la categoria femminile della G3, Margherita Pieri dell'Olimpia Valdarnese vince davanti a Camilla Cesarini, Gubbio Ciclismo Mocaiana. Terza è Giulia Barbieri, Olimpia Valdarnese. Quarta Nicola Chinellato della Ambientale La Spezia. E quinta posizione per il pedale Teate con Maria Candeloro. Nella categoria G4 maschile vince Gennaro Di Lena del team Cesaro Franco Ballerini, secondo è Elia Simi dell'Albergo Oliveto, terzo Michael Fiorucci, Gubbio Ciclismo Mocaiana, quarto Alessandro Rosa 024 Cycling Team, quinta posizione per Daniele Giommarini della Montagnola. Adele Lorenzoni dell'Olimpia Valdarnese vince la G4 femminile davanti a Bianca Giuliani, 024 Cycling Team, Emma Magrini, il Pirata Vangi e poi Carlotta Calzuola, Gubbio Ciclismo Mocaiana, quinta Aurora Marchetti del Pirata. Nella categoria G4 maschile vince Cristian Tomaiolo della Foligno Cycling Team, secondo è Jason Caprara, 024 Cycling, davanti a compagno di squadra Francesco Testa di Ferro, Lorenzo Trippi, Albergo Oliveto, quarto, Cesare Longari, Massa Martana, in quinta posizione. L'altra batteria della G3 che ci eravamo dimenticati, scusiamoci, con Nicola Fioretti 024 Cycling Team davanti a Giulio Gareggia della Foligno Start e poi Matteo Pantani Albergo Oliveto, la quarta posizione per Luca Trinetti del Pirata, quinto Jacopo Clementi della 024. Nella classifica della G5 femminile vince Paola Gentili team Nereggi Coratti, seconda è Anna Teriang della Bessica Lenzano, terza Gloria Biagiotti Toscano Ponticino, quarta posizione Noemi Manni della Nuova Ciclisti Forano e la quinta posizione per Lucia Bianca Miau del Pirata. Nella G5 maschile Lorenzo Cesarini della Gubbio Ciclismo Mocaiana, il nome richiama la vittoria, questo sono corsi e ricorsi, però Lorenzo Cesarini è egubino e vince per i colori della Gubbio Ciclismo Mocaiana, una bella vittoria la sua, davanti a Lorenzo Mattia Bolognesi della Coltano Grube Costruzioni, terzo Gabriele Baggi
del Pirata, quarta posizione per Romano Longari, cicloturistica Massa Martana, quinto Francesco Botondi della Foligno Start. L'altra batteria della G5 maschile, Massimo Peretti, Avis MTB Amelia, secondo Ludovico Tudisco, Foligno Cycling Team, terzo Samuele Lombardi, Air Gallery, quarta posizione Filippo Stortoni 0,24 e quinta posizione per Samuele Morani che corre per i colori della Ternana Bike 22. G6 maschile, Nicolò Marcucci, figlio d'arte, fa meglio di papà, Ternana Bike 22, vince la sua categoria davanti Oliver Ceppi, Busto Garolfo, terza posizione Jacopo Chinellato, logistica ambientale Spezia Bike, la quarta posizione per Flavio Gallo, Velo Club Racing Assisi Bastia, quinto Alessio Biancini del gruppo sportivo Pianello. Per quanto riguarda la categoria della G6 femminile, invece la vittoria va a Ilari Ceccarelli che corre per la Olimpia Valnardese. La seconda posizione per Mia Dazzani, team Studio Moda. Terza è Alessandra Luna, Foligno Cycling Team. Quarta posizione per Emma Tapinassi, Olimpia Valnardese. Quinta posizione Claudia Mariaci Angelucci, Foligno Start. E la sesta posizione per Costanza Melis della cicloturistica Massa Martana. Andiamo all'ultima categoria, quella della G6, la seconda batteria. La vince Francesco Coletta, l'avete visto dalle immagini, tagliare il traguardo in solitaria. È la seconda vittoria che vediamo in Umbria per Francesco Coletta, che va davvero forte. Corre per i colori del pedale Teate. La seconda posizione per Filippo Battistelli, Velo Club Racing Assisi Bastia. Finisce come a Città di Castello, primo e secondo. La terza posizione per Gianmarco Baldetti della 024 Cycling Team. Quarto Giuliano Salimbeni, il Pirata Vangi Sama Ricambi. Quinta posizione per Francesco Moschini, pedale Toscano Ponticino. Sesto è Francesco Moschini. Sesto è Giulio De Angeli della Coltano Gruppe Costruzioni, davanti Andres Biondini del team Studio Moda e poi Alessandro Tesci, Olimpia Valnarnese, Andrea Pascolini, Gubbio Ciclismo Mocaiana, Pierluca Colavecchi, decimo in classifica logistica ambientale, e poi abbiamo Nicolò Burgio 0,24, dodicesimo Elia Massarelli Avis MTB Amelia, Lorenzo Massini Olimpia Valnarnese 0,24 Cycling Team per Tommaso Burgio, quattordicesimo, quindicesimo è Francesco Mirra. I complimenti vanno al Bici Club Spoleto che ha organizzato questo appuntamento, un applauso, dobbiamo farlo grande alla Proloco di San Giacomo perché davvero hanno fatto le cose in maniera miracolosa, grande, grandissima. E poi un complimenti a tutti i bambini che davvero si sono dimostrati grandi professionisti nel correre il Giro della Rocca.